una birra ti dà la gioia, una birra ti dà la felicità. In questo video di oggi, cari esimi utenti di YouTube, voglio andare a diffondere una mia opinione che penso sia importante da comunicare. Quale punto interrogativo? Quella secondo cui una birra può essere etichettata come uno strumento, come una bevanda, come un piacere in piena regola che de facto trasmette benessere totale, quindi completo. Ora, i piaceri della vita quali sono? Il sesso? Bere una buona birra, mangiare, videogiocare, viaggiare per il mondo, conoscere nuove culture, diciamo così, incontrare la persona amata, no? Con cui stare, con cui condividere un eventuale presente e o un eventuale futuro. Ma un altro piacere, o meglio, tra questi piaceri, ripeto che c'è anche quello di bere una buona birra, che rappresenta un toccasana rispetto a, per esempio, il vino. Ok? Infatti, mentre il vino contiene soltanto i cosiddetti polifenoli, cioè delle sostanze benefiche, la birra contiene una gran quantità di sostanze in più e o che de facto sono presenti e che invece non sono presenti nel vino. Ma di questo argomento parlerò in un altro video. Allora, vi dicevo, il piacere di una birra è tanto elevato. Perché? Perché già l'odore ti colpisce, ti lascia soddisfatto. È un odore di quelli gradevoli, non sgradevoli. Una birra è capace di unire, una birra è capace di unirti, di farti socializzare, di metterti in condizione di trovare qualcuno con cui passare la serata. Il vino questo lo può fare? Lo rende? A mio avviso no. Sì, ci sono anche anziani che bevono vino in compagnia, però in genere la birra rappresenta uno strumento di aiuto per socializzare, perché i giovani bevono birra, non tutti, ma la maggior parte secondo me bevono birra, i ragazzi e le ragazze, e al tempo stesso è uno strumento adeguato per socializzare, per esempio nei pub, quindi nelle birrerie, nei cosiddetti beer shop, nei chioppo, come si dice andando a tranciare la parola, ed è uno strumento gradevole, di grande piacere. Io adesso voglio bere con voi questa Fax al mio 3 e dirvi proprio le sensazioni che mi lasciano, sensazioni di grande benessere, di grande felicità. Allora, ammesso e concesso che esiste la felicità, quella felicità probabilmente la riusciamo a trovare de facto, grazie per esempio ad una buona birra. Una birra efficace, una birra profonda nel sapore, una birra gradevole quindi. Ma bando alle ciance, 1, 2, 3, go. Degnamente buona, e le emozioni che mi dà sono di primo acchito nel sapore, l'aroma efficace, piacevole, grintosa, determinata ad arrivare al cuore di me, Leandro, essere umano dal cuore nobile. Ok, ecco la Faxe. È uno strumento di piacere, il piacere che poche persone riescono a trovare, io lo trovo de facto, proprio grazie alla Faxe Bio, alla birra Faxe, una birra sofisticata nel sapore, profonda nell'aroma, gradevole, penetrante, non insipida ma sipida, saporita, grintosa.
Ecco, questo è la fase. Voglio tornare a immergermi in quel mare magnum di piacere che la Faxi trasmette a chi la beve. Al mio 3 partirò come sempre. 1, 2, 3, via. Davvero buona come sempre. La Faxi 10 è una compagna di piacere, di piaceri. È una compagna, azzardo a dire, di vita. È una compagna da cui non posso dividermi, non posso separarmi, da cui debbo per forza di cose stare attaccato, da cui mi lego anima e corpo, perché è un'anima gradevole in una bevanda altrettanto gradevole, una birra. Quindi anima e corpo di fatto, de facto, sono collegate ad una birra pregiata come la Faxi, come la birra Faxi. Guardate come spicca bene con davanti il sole, come spicca bene il colore, ragazzi. Fatemi una bella foto. Ecco, la Faxi possiede tutti quegli elementi gradevoli, di piacevole aroma che esistono. Trasmette le emozioni più grandi che esistano. Ora, una bella trombata ci sta, va bene, è bella da avere, no? Però la trombata, dopo che uno eiacula, dopo che io eiaculo, cioè mi sento vuoto, mi sento triste. Ecco, ora sto vivendo 10 minuti di felicità, perché mi sta trasmettendo il benessere e la felicità. Continua a esserci, no? Ormai sono quasi 7 minuti che sto parlando in questo video di oggi, e per 7 minuti e passa sto continuando a essere felice. Non cado subito nell'oblio. Il rapporto intimo, dopo che io vengo, di fatto, de facto, il piacere è finito. Ecco, eiaculo, emetto il mio prezioso nettare bianco, il prezioso nettare bianco degli dèi. Emetto una sostanza lattaginosa chiamata sperma, bene. Tutto finisce là. Non continua, non prosegue. Termina lì. La situazione termina lì, finisce lì, si estingue là. Ecco, questo è qualcosa di brutto, di negativo. Invece la birra qualsiasi essa sia, soprattutto la Faxi, che è la mia preferita, mi dà de facto la possibilità di avere più piacere e di continuare a provarlo. Va bene? Grazie a tutti, il video termina qua. Ciao da Leandro, conosciuto l'italiano.